Ma ciao! Pensavate che sarei entrato dalla porta? Beh, invece no. Pensate. Ciao bambini! Piccoli del vostro zio Peo. Che dicono questi bambini? Che oggi facciamo altre cose belle. E per belle intendo magnifiche. E per magnifiche intendo assurde. E per assurde intendo andiamo avanti, per carità. Anche oggi disegneremo ciò che suggerite voi nei commenti. E il tema di oggi è la parola challenge, perché ho dimostrato di essere pessimo a queste, di non riuscire a vincerne nemmeno una. Non so se avete visto il video di Giulio, i precedenti video miei con Sabrina, Andre e Giulio, ma non è andata bene, almeno per me. Ma adesso bambini, vado a vedere i vostri simpatici commenti. Anche perché sono appena tornato dalla palestra e sono carico a molla, o a bestia, o come volete dire. Ho deciso di fare un mese ininterrotto di palestra tutti i giorni, con dieta proteica e pomparmi a bestia in un mese. Vediamo cosa verrà fuori, ok? Ma so che non me ne frega una beata minchia. Quindi iniziamo. Marsh suggerisce: un Peo che vince una challenge in cui l'obiettivo era perdere. No! E come perdere? Dai, fai vedere i passaggi dove perdi apposta, addirittura. Allora, quale può essere una challenge dove l'obiettivo è perdere? Beh, un'idea piccola ce l'ho. Allora, praticamente in questa challenge c'è un tavolo classico, perché qui si stanno registrando cose, quindi ci saranno le simpatiche luci, l'illuminazione fica, sai com'è? Qui non si scherza mica, eh. E secondo me l'obiettivo di questa challenge è quella di succhiare da una cannuccia una ciotola di vomito. Questo è vomito. Questo è zio Peo. E in questo particolare video challenge, se bevi tutto il vomito vinci, ma se vomiti a tua volta perdi, e se riesci a vomitare perdi e quindi vinci. Queste sono le regole, ok? Quindi qui c'è Sabrina che sta vomitando un getto proprio. Invece io mi sto bevendo tranquillamente il mio vomito. Perché il mio vomito? Cioè, io ho prodotto questo vomito per berlo. Chiaro? Ci facciamo una bella firma sopra come al solito. E soltanto questa ondata di vomito sono 30.000 euro. La presenza di Sabrina, avendo 1.000.000+ di iscritti, alza il prezzo, secondo me, di 50.000. Io valgo solo 1.000 perché non valgo un cazzo. Ma la mia firma 2.000 li vale, dai. Potete comprarvi questo magico disegno per 83.000 dindi. Non ho detto euro, quindi la valuta di questo canale sono i dindi o i dindini. Se avete i dindini, mi raccomando, spediteli al mio indirizzo, che non rivelerò. Avanti, il prossimo. Elico Lala suggerisce: un Peo vestito da principessa che vomita Sabrina. Oddio, ce l'abbiamo proprio con il vomito. Cioè, prima per colpa mia vomita Sabrina, che a sua volta vomita Giulio, che a sua volta vomita dei marshmallow sopra Andre. Questo è complicato, ma è bello secondo me. Allora, iniziamo. Il Peo vestito da principessa è il primo, e questo Peo sta vomitando Sabrina, giusto? Ed è vestito da principessa, quindi gli facciamo una tiara. C'ha un vestito proprio da principessa, ovviamente, con le boobies. E quindi qui io sto vomitando Sabrina, che esce così. Lei le boobies ce l'ha di suo, e Sabrina deve vomitare qualcun altro. Vomita Giulio, che però, essendo molto più grande, sarà un po' intoppato, sarà difficile vomitare un Giulio. E questo Giulio, a sua volta, deve vomitare i marshmallow addosso a Andre. Per chi si fosse perso la Chubby Bunny Challenge, più o meno è successo questo, all'incirca, vagamente. Quindi qui è una valanga di marshmallow. E qui c'è Andre, che cerca di coprirsi. No, mi sta colpendo in pieno, pensate. Ma viene comunque colpito. Se non sbaglio, lui ha pure un tatuaggio Maori da un braccio, che non so se è questo, ma va bene. E questo magico disegno, su cui mettiamo una bellissima firmetta, bambini, secondo me il me principessa vale 30.000. Cioè, io non valgo niente, però è la principessa che vale molto di più. Sabrina alza sempre il prezzo, 50.000. E Giulio vale secondo me 20.000, ma essendo daltonico 10.000, perché perde un po' il prezzo. Andre pure varrebbe 20.000, ma essendo diabetico torna a 10.000 anche lui. E quindi sommando 100.000 dindoletti per questo disegno, che potete acquistare su eBayus. Ma io direi di passare al prossimo. Bambini, Mami Nail suggerisce: un marshmallow che fa una Chubby Bunny Challenge con i Peo.
cioè il marshmallow che partecipa. Figo. Non mi dispiace, quindi rifacciamo il tavolino da challenge proprio, no? Questo è proprio il tavolino da challenge con la solita luce strafica che serve come illuminazione tecnica per fare i videos. E qui facciamo subito un peo gonfio proprio. Quindi dobbiamo fare uno che sta soffrendo molto di più, tipo quei marshmallow che escono un pochino dalla bocca, con un po' di pavetta. Oh, sto soffrendo, madre! Che poi io non capisco perché nella Chubby Bunny Challenge ero in difficoltà molto prima degli altri. Molto prima. E qui ci sarà un signor marshmallow gigante che a sua volta sta facendo la Chubby Bunny Challenge con tanti marshmallow in bocca, hai capito? E lui ne ha proprio tanti, quindi sta ampiamente vincendo, anche perché Peo non può vincere. È proprio contro natura il fatto che Peo vinca una challenge, dai. Qui c'è un Peo proprio che sta morendo ormai dalla sofferenza della challenge. E qui c'è un altro Peo che proprio ha ceduto e sta sputando tutto, o vomitando, dipende dai punti di vista. Blah! Ci mettiamo una bella firmetta classica sopra, signori, che questo ci alza il prezzo, come sappiamo, di 2000. Il Peo non vale un cazzo, proprio nella vita, io non valgo niente, quindi facciamo solo 1000 l'uno, 1000. Ma il signor Marshmallow, che ha molto più valore di un Peo, perché Peo appunto non vale un cippolippo, il signor Marshmallow secondo me 100.000 li vale. Per un prezzo totale di 106.000 fregni potete acquistare questo disegno edizione limitata sul sito del merchandising della Sabri. Proprio ci teneva lei a mettere questo sul sito perché sa che venderebbe da paura, cioè appena lo mette puff sparisce, e quindi io lo metto qui dietro al sicuro per darlo poi a lei. Ma adesso direi di farne un altro ancora. Davide Carbone suggerisce Peo e Anima che cercano di ammazzare più zanzare possibili con un arpione. Non so come si facciano ammazzare le zanzare con un arpione, ma essendo una challenge io già so che se qui c'è un Peo che è tipo arrabbiato perché dice io ucciderò tutte le zanzare, Cristo guarda, tu non ne hai idea, munito solo di arpione, qui mi è partito l'arpione, cioè mi è partito proprio da solo quasi. Questo è l'arpione e qui ci sono le zanzare che ho ovviamente mancato, perché io basta che ci metti la parola challenge sopra e non so fare improvvisamente un ceppo, sono negato a fare qualunque cosa. Ma sempre qui posizionato un simpatico Anima spara l'arpione, lo infilza qui da qualche parte e ha preso una valanga proprio, che sono proprio infilzate di zanzare morte, perché Peo non è capace a fare un ceppo, chiaro? Quindi secondo me questo disegno su cui mettiamo la firma, siccome Anima ha preso tutte queste zanzare, alza notevolmente il prezzo a 200.000 e Peo non vale un cazzo, quindi 1000. Siamo a 201.000 tachipirine. 201.000 tachipirine vi potrete portare a casa questo magico disegno. Un disegno così, lo so, non si è mai visto proprio nella storia dei disegni. A maggior ragione vi consiglio di procurarvi 201.000 tachipirine per ottenerlo. Facciamo l'ultimo e poi la chiudiamo qui, che secondo me si è fatta una certa. Una in cui vinco. Un Peo che fa l'Elio Challenge, non so come si chiama, mi dice Ponzio, Valerio De Ponzio, e vince diventando un palloncino mentre un altro Peo balla la danza della vittoria. Quindi ci sono due Peo. Allora, innanzitutto qui c'è un bombolone, una bombola dell'Elio. Un Peo se l'è messa in bocca diventando un simpaticissimo palloncino. E qui ci sarà un Peo che proprio è felice perché dice oh, ma l'altro Peo ha vinto finalmente una challenge, non ci credo, wiii. E allora lui batte le mani e balla con un vestito da tango argentino. Perché ho aggiunto questo? Non lo so, ma non fate domande. Questo Peo che porta pure i tacchi, pensa te, perché il Peo femminile gusta, gusta. Mettiamo una bella firma e questo disegno c'è un Peo, quindi 1000, perché Peo non vale un cazzo. Il Peo palloncino è più massa, persino l'Elio dentro di lui vale di più, quindi Peo vale 1000 e l'Elio dentro di lui vale 2000. E secondo me questo disegno può concludersi con un totale di 4000 grammi di saliva umana e ve lo darò. Lo darò al simpaticone che deciderà di acquistarlo con la saliva. Ma io direi che questo disegno possiamo farlo magicamente sparire, non vi siete accorti di niente. Chiuderla qui chiedendovi come al solito tantissimo, tantissimo amore, tanto amore, amore, tanto amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ma quello che vi chiedo sempre, che è la cosa più importante per me, che non vi scordiate chi è che avete appena visto. Chi sono io? Chi? Essere o non essere? Beh, questo qua è Electric. E così, tanto per fare il tamarro, vi lascio con le mie storie di quando pompo in palestra, perché sono molto soddisfatto. Ma addio.
Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato.